Consigliere Massaro. Grazie Presidente, ma soprattutto grazie alla consigliera Costantini. Innanzitutto perché ancora una volta con una sua proposta alza il livello dell'attività di questo consiglio, che è giusto si occupi, l'abbiamo detto tante volte, della manutenzione delle strade, della manutenzione dei marciapiedi, della cura dei parchi, piuttosto che delle scuole del nostro municipio, ma credo sia ancora più importante, per non dire fondamentale, occuparsi della comunità, delle persone. E soprattutto la devo ringraziare perché da questa proposta di delibera, anche se non espressamente, emerge una cultura cristiana, cattolica, che secondo me è importante. Io in questa proposta di delibera ci ho letto un approccio di fede che nella mia vita personale, oltre che politica, è importante. E aver recepito, aver compreso, leggendo tra le righe questa proposta di delibera, si percepisce un'attenzione all'essere umano che va oltre la semplice politica, la semplice gestione della cosa pubblica. C'è un'attenzione, una sensibilità diversa, una sensibilità che con orgoglio possiamo rivendicare, una sensibilità di chi ha fede. E mi è venuto in mente, ascoltando l'intervento della consigliera Costantini, che ancora ringrazio, l'intervento di un parroco. Non credo l'ultima messa, ma 2 messe fa, in cui diceva proprio una frase che mi ha colpito. Noi non siamo, lui ha detto questa frase, la voglio dire bene perché voglio che vi rimanga. Non siamo solamente fatti di una parte, in una parte di sessualità, cioè la sessualità non è solamente un aspetto di noi. Noi esseri umani siamo interamente sessualità. Per dire che cosa? Che noi dobbiamo fare i conti con la nostra sessualità e capire l'approccio giusto nei confronti della nostra sessualità, che non deve essere un approccio né moralistico, dal mio punto di vista, né ipocrita, né bacchettone, ma valutare la sessualità come qualcosa che fa parte dell'essere umano e rispetto al quale dobbiamo capire il modo migliore come comunità per viverlo e condividerlo. Cioè la sessualità come valore, non come qualcosa di negativo rispetto a cui porre dei veti, parlare di tabù, anche perché, ed è emerso anche dagli interventi che ho ascoltato prima, con un atteggiamento in cui si proibiscono dei comportamenti, si stimolano quei comportamenti, soprattutto quando parliamo di ragazzi più adolescenti. Quando tu dici no, quel no nel giovane, nell'adolescente, è un sì, perché quel giovane tendenzialmente vorrà avere quella voglia di superare, no? Di andare oltre, di guardare oltre l'orizzonte, oltre il limite segnato dai propri genitori, dai propri insegnanti, dai propri educatori, dalla propria comunità, anche dalla propria parrocchia, dal proprio oratorio. E allora qual è l'approccio giusto? L'approccio positivo, l'approccio informativo, l'approccio costruttivo, l'approccio di condivisione che io leggo dentro questa proposta di delibera. Quando abbiamo fatto uno degli incontri di commissione, che ha, come dire, incontri che hanno portato poi a questa proposta di delibera in consiglio, dove già la Commissione Politiche Sociali ha dato un parere favorevole rispetto a questo atto, compreso il sottoscritto che fa parte dell'opposizione. Ebbene, una signora, credo faccia parte della costituenda, consulta della scuola, di cui parlavamo anche qualche giorno fa, ha detto una cosa che mi ha colpito molto.
non c'è solamente la sessualità, c'è l'affettività di cui bisogna tener conto, il sentimento, le emozioni. E infatti queste sono parole chiave contenute in questa proposta di delibera, perché questa proposta di delibera, sia nell'oggetto ma anche nel dispositivo, e per chi è meno pratico di queste cose dal punto di vista politico è importante che delle parole chiave siano nell'oggetto e nel dispositivo, parla di emotività, di affettività e poi di sessualità. Perché vedete, questo è proprio il cuore del tema. Al centro di tutta questa roba di cui stiamo parlando oggi c'è il vivere comune, c'è l'emotività, c'è l'emozione, c'è l'affettività e quindi anche la capacità del bambino di poter riscoprire che cosa significa voler bene all'altro, che cosa significa rispettare l'altro. Qualche giorno fa abbiamo votato all'unanimità in questo consiglio una proposta che ho portato sul bullismo, per combattere ogni forma di bullismo in questo municipio attraverso una serie di iniziative. Quindi è stato votato dalla maggioranza, dall'opposizione trasversalmente. Ebbene, questa proposta di delibera è una sorta di continuità con questo percorso, cioè l'idea che si debba lavorare sulla cultura, che diventa ancora più importante, e passatemi questo passaggio, e consentitemi questo passaggio, è più importante della manutenzione della strada X piuttosto che dell'intervento sull'area verde Y, che capisco sia molto importante per tutti noi, per la nostra quotidianità. Paghiamo delle imposte, vogliamo che naturalmente quello che noi paghiamo ci ritorni in termini di servizi, ma consentitemi di dirvi che lavorare sulla cultura, sulla socialità, sull'affettività, sul rispetto delle persone è qualcosa di più importante, perché rimane, soprattutto se viene fatto in maniera onesta, se viene fatto in maniera seria e se viene fatto in maniera costruttiva, a prescindere dalle ideologie politiche. Poi ci sono tanti fronti su cui uno può fare le battaglie politiche, strumentalizzare battaglie, temi, argomenti. Questo, secondo me, è uno di quei temi su cui questa roba non si può fare. Questo è uno di quei temi su cui si può essere solamente d'accordo, su cui si può ringraziare chi l'ha proposto, chi ha avuto la sensibilità di portare avanti un tema del genere. E aggiungo un elemento: per chi pensasse che questo non è un tema di competenza municipale, vi invito a leggere il dispositivo di questa proposta di delibera, perché parla di progetti e di percorsi formativi che andranno a riguardare le scuole che sono di competenza del nostro municipio. E allora non si parla di cose che non sono di competenza del municipio, si parla di cose che sono assolutamente di competenza del municipio. Io vedo qui presente l'assessore alla scuola del municipio che potrà confermare che portare percorsi formativi che hanno a che fare con le scuole primarie e secondarie significa portare qualcosa che ha a che fare assolutamente col municipio. Concludo. Cultura del rispetto. Educazione sessuale come concetto più ampio e che quindi vede dentro l'aspetto dell'emotività e l'aspetto dell'affettività. Il nuovo concetto di salute sessuale, che è stato definito tra l'altro nel 2006, come è stato ben riportato nella proposta di delibera, che non significa solamente assenza di malattie, assenza di patologie, ma è un nuovo, rivoluzionario concetto manifestato nel 2006. E cioè parlare di salute significa parlare di qualcosa di positivo. Bisogna lavorare per il benessere, per la qualità della vita della persona. Non stiamo bene solamente se non abbiamo delle malattie, stiamo bene se lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità, per migliorare il nostro benessere. Questa proposta di delibera sulla sessualità va in questa direzione, che sottolineo, come ho fatto all'inizio del mio intervento, esprime una sensibilità rispetto alla quale io mi sento orgoglioso, perché ogni qualvolta in quest'aula, da un anno a questa parte, questa cultura di fede,
Questa cultura cristiana, questo approccio alla vita è emerso, e non è la prima volta che questo accade in quest'aula. C'è stata una trasversalità forte in questo consiglio, da parte di persone che magari comunemente fanno parte di partiti diversi, che quotidianamente seguono percorsi anche politici diversi, ma che su temi cristiani di fede si sono ritrovati. E allora io ringrazio quest'Aula, ringrazio la consigliera Costantini, ringrazio chi ha avuto il coraggio di portare questo tema cristiano-cattolico di fede in quest'Aula, e lo voterò con grande convinzione, ringraziando chi sosterrà questa proposta. Grazie. Grazie consigliere Massaro. Prego.